TCS sottopone a test i seggiolini per bambini da oltre 50 anni. Svolta in collaborazione con il club partner ADAC e ÖAMTC, questa verifica è diventata una referenza in tema di protezione dei consumatori in Europa. Fino ad oggi sono stati esaminati oltre 750 seggiolini auto. Durante l'ultimo test sono stati esaminati 26 seggiolini di diverse dimensioni e valutati i criteri sicurezza, uso ed ergonomia, così come il contenuto di sostanze nocive. Ogni seggiolino viene inoltre installato in tre diversi tipi di auto: una city car, una classe di categoria media e una station wagon. I seggiolini testati soddisfano tutti almeno una delle tre fasce della nuova ECE R129, detta anche Eye Size, che si basano sull'altezza del bambino. Nell'Unione Europea i sedili che si rifanno alla vecchia norma ECE R44, ossia si basano sull'età e il peso del bambino, non saranno più ammessi a partire dal 2023. Nella banda di scorrimento del video troverete i riferimenti temporali per andare direttamente al punto desiderato, così come dei link che vi aiuteranno nella scelta, l'acquisto e l'impiego dei seggiolini per bambini. I bebè dovrebbero viaggiare il più a lungo possibile seduti nel seggiolino rivolto all'indietro. I seggiolini così installati proteggono meglio la testa e la schiena fino all'età di 18 mesi. Idealmente il seggiolino andrebbe montato sui sedili posteriori del veicolo. Se ciò non fosse possibile e si dovesse ricorrere al sedile del passeggero, è imperativo disattivarne gli airbag. Inoltre, durante le prime settimane dopo la nascita, i bambini non dovrebbero viaggiare per molte ore nel seggiolino senza pausa. Ecco i risultati dei 15 seggiolini per altezze che vanno dalla nascita fino ai 90 cm. Entrambi i seggiolini al primo posto dispongono della stessa base, realizzata dal costruttore B-Safe. Grazie ad un risultato molto buono nel crash test frontale e laterale, il modello Baby Zen Yo-Yo Easy Go Modular X1 Eye Size by B-Safe più Easy Modular Eye Size Base ottiene la nota molto consigliato. Pure molto consigliato il seggiolino Stocche Easy Go Modular X1 Eye Size by B-Safe più Easy Modular Eye Size Base, che registra anche un rischio di ferimento molto ridotto in caso di urto frontale o laterale. I prossimi due seggiolini sono venduti con il nome di due distinti produttori e raggiungono anch'essi la nota molto consigliato. Il Maxi Cosi Tinka più Tinka Base oppure Baby Comfort Tinka più Tinka Base offre buone prestazioni. Un po' spiacevole il fatto che il seggiolino o la base non poggino in maniera ottimale al sedile del veicolo su tutti i tipi di auto. Molto consigliato il Silver Cross Simplicity Plus più Simplicity Isofix Base. Il seggiolino è penalizzato dal punteggio a causa della sua cintura a bretella, ma ne guadagna per il basso rischio di errore durante il montaggio. Molto consigliato il Pack Perego Primo Viaggio Lounge più Eye Size Base. Per ottenere la massima sicurezza, al momento del montaggio l'impugnatura per il trasporto va ripiegata verso lo schienale del sedile e le protezioni laterali vanno tirate fuori. Molto consigliato anche il Maxi Cosi Tinka o Baby Comfort Tinka, ma il seggiolino non è particolarmente stabile nel veicolo, nemmeno quando la cintura è ben tesa. Molto consigliato Maxi Cosi Marble, anche disponibile come Baby Comfort Marble. Il fissaggio è possibile solo col sistema Isofix, mentre non è possibile montarlo con le cinture dell'automobile. Questo modello è stato sviluppato per un uso intensivo su un arco di tempo di circa 6 anni. Molto consigliato Baby Zen Yo-Yo Easy Go Modular X1 Eye Size by B-Safe. Non appena il bambino è seduto, non devono essere dimenticate le protezioni laterali, poiché altrimenti il rischio in caso di urto laterale aumenta notevolmente. Molto consigliato Stocche Easy Go Modular X1 Eye Size by B-Safe.
L'operazione di allacciare e slacciare il bambino sul seggiolino è complicata dalla cintura a 5 punti. Molto consigliato Peck Perego Primo Viaggio Lounge. Il seggiolino si adatta con facilità in maniera rapida tramite il poggiatesta alla crescita del bebè, ma nella valutazione dell'utilizzo raggiunge una nota sufficiente. Il seggiolino dispone di una certificazione per l'uso anche su alcuni velivoli. Molto consigliato Silver Cross Simplicity Plus. Anche per questo seggiolino la cintura a 5 punti complica l'operazione di allacciare e slacciare il bambino. Tuttavia la base a bretella è più facilmente e rapidamente regolabile alla sua altezza e corporatura. Molto consigliato Kiko Kiros EyeSize. Comodo guscio per neonati che dispone di sensori nell'imbottitura, che possono essere connessi via Bluetooth al telefonino. Il sistema Baby Care avverte i genitori quando, ad esempio, per errore dimenticano il loro figlio da solo all'interno del veicolo. I seguenti seggiolini poggiano sulla stessa base dei modelli molto consigliati, ma non superano la prova per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive, per cui nel complesso ottengono la nota non consigliato. Modello B-Save Easy Go Modular X1 EyeSize più Easy Modular EyeSize Base. Modello B-Save Easy Go Modular X1 EyeSize. Il modello Kiko Kiros EyeSize più Kiros EyeSize Base è particolarmente pericoloso a causa di un errore di costruzione, per il quale il seggiolino si sgancia dalla base. Eseguo questi test da molti anni, ma non ho mai visto nulla del genere. Nel caso si verifichi un incidente simile, il bebè sdraiato nel seggiolino subirebbe ferite gravi, se non addirittura letali. Il risultato è stato chiaramente negativo. I seguenti seggiolini permettono di accompagnare i neonati per più tempo, fino a quando raggiungono un'altezza di 105 cm. È quindi possibile utilizzare questi equipaggiamenti più a lungo, ma ne risultano lacune in fatto di sicurezza e utilizzo. Bisognerà a tal proposito stare attenti a regolare l'altezza delle bretelle all'effettiva statura del bambino. La posizione è corretta quando le cinture passano sopra la spalla del bambino ed entrano nello schienale circa 2 cm più in alto. In inverno bisognerà inoltre aprire la giacca affinché le cinghie aderiscano bene al suo corpo. Consigliato Peck Perego Primo Viaggio 360. Questo voluminoso seggiolino non aderisce completamente sui sedili di ogni marca di automobile. Il fissaggio è possibile soltanto con Isofix e piede di supporto, mentre non può avvenire con la cintura di sicurezza del veicolo. Non consigliato lo Svan Du Mary 2 e lo Zan Oreo 360 gradi. Non superano i rigidi criteri relativi al tenore in sostanze nocive, ricevendo la nota non consigliato. I prossimi due seggiolini del fabbricante Axkit sono disponibili in due diverse versioni. Il modello One Più accoglie bambini dalla nascita fino a 125 cm, mentre il modello One bambini dai 61 ai 125 cm. Grazie ad elementi regolabili sui seggiolini, le cinture possono essere riposizionate e le imbottiture laterali adattate alla taglia del bambino. Le cinture non devono passare sul ventre oppure troppo vicine al collo. Come promemoria ricordiamo che gli adattatori per cintura non sono né omologati né riconosciuti in Svizzera. Molto consigliato Axkit One. Molto buono sul piano della sicurezza tecnica. Presenta un'altezza del poggiatesta e una lunghezza delle bretelle della cintura, un po' al limite per bambini di statura più grande.
Per quanto riguarda l'altrettanto molto consigliato Axkit One Più, la valutazione del comfort per bambini più piccoli è un po' migliore. I seggiolini offrono sì un'ottima protezione dagli urti laterali, però il guscio ingombrante occupa molto spazio e prima dell'acquisto in negozio specializzato dovrà essere provato direttamente sulla propria automobile. Molti dei seggiolini testati nel 2021 possono accompagnare il bambino attraverso più fasce d'età. Questi modelli, adattabili alla crescita dei piccoli passeggeri, appaiono come una buona soluzione per i genitori, soprattutto dal lato economico. È tuttavia un dato di fatto che nella maggior parte dei casi non costituiscono una soluzione ottimale, perché non offrono al bambino una protezione ideale nelle varie fasi della sua crescita. Inoltre, la loro installazione è talmente complicata che sussiste un forte rischio di manipolazione errata. I seguenti modelli sono adatti a bambini da 75 a 150 cm. Molto consigliato, Cybec Pallas G Eye Size con cuscino di sicurezza. Questo seggiolino presenta il rischio che la testa del bambino urti il sedile davanti in caso di incidente. Un fatto che è stato considerato nella valutazione. Non ogni bambino inoltre accetta volentieri il cuscino di sicurezza, per cui è raccomandata una prova prima dell'acquisto. Consigliato Recaro Tian Elite. Durante il test, la testa del manichino è rotolata fuori dall'appoggio laterale, andando a colpire la portiera dell'abitacolo di prova. Questo aumenta notevolmente il rischio di ferimento. Consigliato Britax Römer Advanza Fix M Eye Size. Questo modello registra un rischio di ferimento nella media in caso di impatto frontale. Per i bambini da 100 a 150 cm si consigliano i seguenti modelli. Molto consigliato Cybec Solution S Eye Fix. Il modello Cybec è l'unico che ottiene una nota ottimo per quanto riguarda l'adattabilità della cintura alla crescita del bambino. Molto consigliato Joy Eye Traver. Il seggiolino offre una protezione in caso di impatto frontale nella media. Inoltre, per garantire la migliore protezione possibile dagli urti laterali, occorre ricordarsi di installare i relativi elementi antiurto. Molto consigliato Recaro Mako Elite 2. Anche per questo modello gli elementi di protezione laterale devono essere montati. Il seggiolino si presta al meglio per chi deve risparmiare spazio grazie alla sua costruzione snella. I risultati completi per ogni modello di seggiolino si trovano sull'opuscolo del TCS o sulla pagina seggiolini.tcs.ch. I risultati vengono aggiornati due volte all'anno, per cui potete abbonarvi al canale del TCS. Sarete così immediatamente aggiornati sulla pubblicazione dei risultati dei seggiolini più recenti sottoposti al test. Prima dell'acquisto di un seggiolino, i genitori dovrebbero informarsi sull'offerta disponibile in commercio e decidere in base ai risultati del test, anche dei test degli anni precedenti. Non tutti i seggiolini, inoltre, vanno bene allo stesso modo per qualsiasi auto e anche i bambini non sempre si adattano a ogni modello. Fatevi consigliare dagli specialisti e provate a montare il seggiolino nella vostra auto. Ancora meglio sarebbe che il bambino possa provare il seggiolino prima che procediate all'acquisto. Dopo l'acquisto dovete esercitarvi all'uso del seggiolino. È importante leggere le istruzioni di utilizzo e in caso di dubbio rivolgersi al negoziante. Perché il bambino sia il più sicuro possibile, è imperativo che il montaggio sia eseguito in modo preciso. In particolare, è fondamentale che le cinture aderiscano al meglio. La giacca deve essere tolta da sotto la cintura attorno alla vita, affinché questa aderisca il più possibile al corpo. Nella didascalia di questo video abbiamo aggiunto dei link ai quali potete trovare informazioni esaustive sull'acquisto e l'uso dei seggiolini descritti. Ulteriori pubblicazioni video sul tema dei seggiolini per bambini sono visionabili sulla playlist TCS Seggiolini Auto. Il TCS vi augura un buon viaggio in sicurezza!